Ricchi e poveri questa sera si esibiranno al fianco di Albano e Romina Power nel corso dello show musicale 55 Passi nel Sole. Appuntamento su Canale 5. I ricchi e poveri tornano in TV per celebrare Albano e Romina Power, protagonisti su Canale 5 con una serata dal titolo 55 Passi nel Sole. Sarà un appuntamento ricco di musica che vedrà il celebre duo esibirsi con i suoi successi più grandi, alla scoperta delle canzoni che hanno segnato un'era e ancora oggi tra le più amate dal pubblico italiano. Per Angelo Soggiu e Angela Brambati si preannuncia quindi un nuovo grande successo, dopo quello che li ha visti esibirsi sulle note di Sarà perché ti amo sul palco del Grande Fratello VIP 3 al fianco dei concorrenti. Ma qual è il segreto del successo della band che dal 1967 continua a macinare consensi? Le canzoni, ma non solo. Le canzoni interpretate in un modo che sembrava le avessimo scritte noi, rivela Angela Brambati in una recente intervista a Io Donna. I ricchi e poveri, la querelle con Marina Occhiena? Tutto passa. Hanno esordito nel 1976 in quartetto, sono diventati un trio nel 1981 e dal 2016, dopo l'addio di Franco Gatti, sono rimasti in due. I ricchi e poveri, però, continuano senza sosta a collezionare successi, complici i brani che hanno fatto la storia musica italiana e un'allegria fuori dal comune. Credo sia questa l'arma, non come prendi una nota o come sei vestito, ma cantare con il cuore, conferma Angela Brambati in un'intervista a Io Donna. Investita nel 1981 dal vento dei pettegolezzi su una presunta relazione tra l'ex componente della band Marina Occhiena e Angelo, all'epoca suo fidanzato, oggi conferma di non portare alcun rancore. Anzi a distanza di anni ammette che sono cose che possono capitare, io e lei non ci siamo più frequentate, rivela la cantante, ma non perché io avessi qualcosa contro di lei. Al momento ovviamente c'era stato uno scontro, ma poi tutto passa. La tragedia a Genova, un'ora prima siamo passati proprio su quel ponte. I ricchi e poveri, fra poche ore in TV per l'appuntamento con 55 Passi nel Sole, qualche mese fa sono stati sfiorati da una delle tragedie più dolorose del nostro paese, il crollo del ponte Morandi a Genova. I due cantanti sono infatti passati sul tratto esattamente un'ora prima del disastro, così come conferma in un articolo Blitz quotidiano. Eravamo diretti in Calabria. Siamo passati proprio su quel ponte e ci siamo passati tantissime volte, hanno spiegato i due cantanti in un'intervista rilasciata alla Vita in diretta poche ore dal disastro. Quando abbiamo sentito la notizia non abbiamo solo pensato al fatto di esserci passati poco prima, ha confermato Angelo Soggiu, ma a tutti quelli che ci passano ogni giorno e, soprattutto, alle persone che hanno perso la vita. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.